Come possiamo sapere se quello che crediamo è vero? Giuseppe, ci sono tante religioni nel mondo, c'è l'Islam, l'Induismo, il Buddismo, l'Ebraismo, ideologie e filosofie varie, che tante di queste suonano bene, fanno del bene, ti fanno sentire bene. Va bene di scegliere in base a come ci sentiamo nel cuore, in base a quello che ci dà pace. Come sai che tu hai la verità? Ma io non... Nessuno ha la verità in questo mondo. Nessuno. Solamente Gesù è stato l'unico che ha adempiendo centinaia di profezie, compresa la profezia sulla sua morte che lui ha adempito morendo, e compresa la profezia sulla sua resurrezione che ha adempito, come Salmo 16 diceva, parlava della resurrezione e altri passaggi. E lui è l'unico che non solo è la verità, ma l'ha anche dimostrata, mentre tutte le altre religioni dicono di avere la verità, ma non la dimostra nessuno. Infatti se andiamo a Giovanni 14, 6, dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quindi dimostrando Gesù, che l'ha dimostrato di essere Dio incarnato e che tutto ciò che ha detto è verità, compreso Giovanni 6, 47, in verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. E allora, una volta abbiamo capito che lui è morto e risorto, che ha detto la verità e che tutto quello che c'è nel Vangelo è verità, e che il diavolo ha sempre cercato di dire che non è vero, ma non l'ha mai dimostrato, perché il Vangelo non si può dimostrare falso per il semplice fatto che è la verità. L'amore di Dio, la salvezza di Dio, amare il prossimo, fare la pace, cioè praticamente ogni parola è perfetta. Infatti sono 2000 anni che c'è il Vangelo, e sono 2000 anni che tutti i diavoli del mondo, tutti i satanisti e tutti gli anticristi hanno cercato di dimostrare che è falso, non ci sono riusciti, mai cambiato niente. Ogni parola del Vangelo è la stessa che fu detto 2000 anni fa. Non si può migliorare, è impossibile migliorare la verità. Una volta capito questo, ecco che sappiamo che Gesù è la verità. Non perché io lo sento. Io sento nel mio cuore che questa religione XX è la verità, lo sento nel cuore. Ma scusa, uno sente nel cuore di fare serial killer, quell'altro sente nel cuore di abortire, quell'altro sente nel cuore, io nel mio cuore credo che è giusto fare adulterio contro mia moglie, lo sento, ma quello che senti te non gliene frega niente a nessuno. I fatti, tu non puoi andare in tribunale che c'è la giuria e dice: signore della giuria, la verità è questa, perché io lo sento. Gli dici: senti, prendi il tuo monopattino e vai a pedalare da qualche altra parte. È un po' come la storia della soggettività e l'oggettività. Quello che penso io, quello che credo io, quello che crede questa religione, quell'altra religione, questa o quella politica, sono cose tutte soggettive. Però Gesù è una cosa oggettiva, cioè è vero che ha fatto miracoli, è vero che ha promesso, cioè, Marco capitolo 16, che se crediamo in Lui, anche noi faremo guarigioni, miracoli, ha detto Marco capitolo 16. E questo qui è una cosa oggettiva, perché lo vediamo oggi, tutte le chiese, fratelli cristiani, compreso io, che abbiamo lo Spirito Santo e ci crediamo, vediamo miracoli, vediamo guarigioni miracolose. Io ne ho vista migliaia di guarigioni miracolose. E allora, e questa è l'oggettività di Cristo. Le religioni del mondo sono soggettive, va bene, invece Gesù Cristo è oggettivo, è dimostrato. Le altre religioni hanno dimostrato niente, ma massimo rispetto, ma non hanno dimostrato niente però. Gesù ha dimostrato tutto.